Gli abruzzesi non possono aspettare più. La vicenda di Bussi risale al 2007 con il primo sequestro delle discariche, ma si conosce il sito già dagli anni 70. È arrivato il momento di intervenire perché l'unica strada possibile è la bonifica per Come una tutelare. storia infinita, è la vicenda della discarica di Bussi sul Tirino, la più grande d'Europa, tornata alla ribalta in una conferenza stampa all'aperto questa mattina a Pescara, convocata dal WWF, avete appena sentito Filomena Ricci, delegata regionale, e Legambiente per fare il punto anche alla luce degli ultimi dati diffusi dall'ARTA, riscontrate dosi significative di cloruro di vinile, pericolosissimo solvente cancerogeno, depositato sugli alberi. Ciò significa che i rifiuti continuano ad inquinare tutta la zona, da qui il nuovo esposto presentato oggi in procura. Sentiamo il presidente regionale di Legambiente, Giuseppe Di Marco. Oltre agli esposti in procura, che cosa si può fare? Sicuramente alzare l'attenzione su quell'area, chiamare in causa anche la politica perché c'è una responsabilità diretta anche loro. Certo, questo è un momento delicato perché stiamo attraversando anche una crisi di governo, il tutto non ci aiuta, però ricordiamoci che il ministro Costa aveva visitato quel luogo insieme con le forze politiche regionali e aveva messo al centro la bonifica del territorio. Questo non è accaduto, quindi un ricorso per riaccelerare questo processo e cercare di coinvolgere a stretto giro anche non solo la magistratura, ma anche la politica affinché si faccia finalmente questo salto di qualità. Infine, ad aprire un nuovo intricato capitolo della vicenda è stata la decisione del Ministero dell'Ambiente di annullare la gara d'appalto aggiudicata nel lontano febbraio 2018 per la bonifica delle aree sulla base di un parere di un Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ancora la Ricci. Il Ministero, che sicuramente ha una responsabilità in tutta questa vicenda, ha rifatto ricorso, cioè prima ha ritirato la gara in autotutela e poi ha fatto un ricorso al Consiglio di Stato contro il ricorso al TAR fatto dalla Regione. Questo rallenta e blocca ancora una volta tutte le procedure. Chi deve fare la bonifica? I soldi ci sono, il ministro Costa quando è venuto qui in Abruzzo lo ha ribadito. La bonifica dovrebbe farla chi inquina, ma siamo incartati con suoni di ricorsi e atti amministrativi che certo però non fanno bene ai cittadini.